Passiamo ora al prossimo corso di studi, che è il Scienze dell'Educazione e della Formazione. È qui con noi il professor Marco Innamorati, coordinatore del corso. Buon pomeriggio a Buongiorno. tutti, un piacere essere qui con voi ed è stato anche un piacere fino adesso seguire come è stata organizzata questa serata e seguire gli interventi dei colleghi. Devo dire, quasi quasi mi viene voglia di tornare indietro e di mettermi a studiare, per esempio, scienze del turismo. Sarebbe una cosa meravigliosa riuscire a acquisire delle competenze su un campo così affascinante, devo dire. In ogni Bene, caso, io sono professore. qui per presentare il mio di corso, che è quello di Scienze dell'Educazione e della Formazione, e appunto eccomi qua. Il corso di Scienze dell'Educazione e della Formazione è storicamente il corso che ha il maggior numero di studenti, è un corso che ha un'eccellente tradizione, che tutti gli anni raccoglie tantissimi nuovi studenti, che tutti gli anni ha un numero maggiore di studenti. Siamo costantemente costretti a correggere a rialzo il numero dei possibili iscritti dell'anno successivo, e quindi insomma non, diciamo quasi quasi non avrei nemmeno la necessità di fare una particolare pubblicità. Si tratta probabilmente semplicemente di chiarire che cosa fa una persona nel momento in cui si iscrive a questo tipo di corso e quali sono le caratteristiche di questo tipo di corso. Scienze dell'educazione chiaramente è un corso di laurea orientato a formare dei formatori sostanzialmente. Perché si dovrebbe scegliere questo corso di studi? Si sceglie questo corso di studi fondamentalmente perché si ha la passione dell'insegnamento, soprattutto la passione dell'insegnamento con i bambini più piccoli. La maggior parte delle persone che si laureano in scienze dell'educazione è interessata a lavorare negli asili nido e nelle strutture dedicate a bambini da 0 a 3 anni. Di fatto, io prima di essere coordinatore del corso di laurea in scienze dell'educazione, ero il coordinatore del corso di laurea in scienze pedagogiche. E guardavo le statistiche degli iscritti a scienze pedagogiche che erano iscritti a scienze dell'educazione. C'è stato un anno, non tantissimo tempo fa, in cui noi avevamo il 100% delle persone laureate che avevano trovato un lavoro nel giro di un anno o due, perché effettivamente bisogna dire che il numero delle persone che fanno la professione degli educatori e che trovano effettivamente in questo tipo di ambito un impiego è estremamente alto. Il mercato assorbe ancora tantissimo questo tipo di professionalità e chiaramente questo è un incentivo molto forte per chi si voglia laureare in questa materia. Tuttavia, anche se comunque un 80-90% degli studenti, dei laureati di scienze dell'educazione finisce per avere come priorità l'idea di entrare come insegnanti in un asilo nido, questa non è naturalmente l'unica opportunità, perché la pedagogia ha delle diverse dimensioni. Naturalmente la pedagogia è passata da una materia che fondamentalmente è rivolta unicamente all'insegnamento, alla tecnica dell'insegnamento per i bambini, è diventata con il passare del tempo qualcosa che invece riguarda tutto il ciclo di vita e quindi comunque chi si iscrive a Scienze dell'Educazione può anche iniziare un percorso di formazione che poi potrebbe proseguire con la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, che è il suo naturale completamento, può cominciare un percorso che poi lo porterà a diventare un formatore vero e proprio, un pedagogista, oppure se non è interessato o non è interessato soltanto a lavorare nelle strutture per bambini da 0 a 3 anni, a lavorare invece nei licei. Un'altra cosa interessante che riguarda questo corso di studi è una questione che è sempre ricollegabile con l'aspetto dell'insegnamento nelle scuole.
Probabilmente anche chi segue in questo momento questa presentazione può sapere che le leggi per quello che riguarda l'insegnamento cambiano e che attualmente è necessario, per diventare insegnamenti indipendentemente da quello che uno voglia effettivamente insegnare, conseguire 24 crediti formativi che corrispondono sostanzialmente a due esami grandi o quattro esami piccoli, sono quattro esami da sei crediti in sostanza, di materie pedagogiche, di materie psicologiche, soprattutto che sono considerate dalla legge professionalizzanti per quello che riguarda poi l'insegnamento. Quindi uno, volendo, potrebbe conseguire tutti questi 24 crediti, anziché dopo il percorso che porta una persona a diventare insegnante, li può conseguire eventualmente tutti qui in questo specifico corso di laurea e dopo il percorso di scienze dell'educazione poi è possibile accedere alla maggior parte dei corsi specialistici, delle lauree magistrali della macroarea di lettere. Il corso di studi si articola come tutte le lauree triennali in un certo numero di crediti che devono essere acquisiti. La maggior parte di questi crediti vengono conseguiti attraverso degli esami di profitto che riguardano naturalmente delle materie di carattere pedagogico, ma non soltanto quello, ci sono anche materie psicologiche, io per esempio insegno anche materie psicologiche, ma ci sono anche materie filosofiche, sociologiche e in altri settori che possono essere scelti, perché il nostro corso di laurea è un corso di laurea relativamente aperto in cui molti esami possono essere scelti sulla base di una serie di alternative che vengono presentate. Come per quello che riguarda tutte le altre triennali di Tor Vergata, ma non per questo non vale la pena di ricordarlo, noi abbiamo degli accordi con università straniere che consentono di poter sostenere alcuni di questi esami in università straniere. Noi soprattutto abbiamo accordi con la Spagna, ma non soltanto con la Spagna. È importante ricordare che lo studente non soltanto però deve fare degli esami, ma deve seguire anche almeno tre laboratori che sono professionalizzanti, che vanno scelti all'interno dell'offerta formativa. Noi ne offriamo un ventaglio, bisogna sceglierne tre, e sono laboratori di carattere pedagogico e di carattere psicologico, cioè sono dei laboratori che consentono di mettere in pratica o almeno di imparare come mettere in pratica una serie di conoscenze che vengono acquisite nel corso poi degli esami. Queste conoscenze, questa tecnica di applicazione delle conoscenze poi potrà essere anche messa da subito in pratica, perché fa parte del percorso di studi anche un tirocinio pratico che deve essere effettuato in una struttura esterna. La maggior parte delle strutture sono strutture, quelle convenzionate, si tratta di asili nido, si tratta in generale di strutture con le quali si ha a che vedere con bambini da 0 a 3 anni, ma non soltanto. Chi però voglia diventare un operatore socio-pedagogico e quindi operare con i bambini da 0 a 3 anni, almeno metà di questo tirocinio dovrà effettuarlo all'interno di una di queste strutture che hanno appunto bambini piccoli. Anche per quello che riguarda questo percorso di studi deve essere redatto un elaborato scritto, una tesi che poi viene discussa in sede di esame di laurea. Che cosa ci si aspetta da chi frequenta questo corso? Ci si aspetta che voglia effettivamente frequentare.
che abbia interesse per le materie umanistiche in generale, non soltanto per quello che riguarda specificamente la pedagogia, e naturalmente ci si aspetta che una persona voglia lavorare nell'ambito dell'insegnamento e della formazione. Per quello che riguarda il discorso su come effettivamente si frequenta, perché questa è una domanda che ho sentito fare prima e che naturalmente mi aspetto che possa essere fatta anche adesso, che cosa succederà per quello che riguarda l'insegnamento. Noi non siamo in grado per il momento di stabilire, come hanno già detto i miei colleghi, che cosa succederà a ottobre, però su una cosa posso garantire, sul fatto che siamo preparati a tutte le eventualità, perché comunque sia uno dei plus di questo corso dal punto di vista dei docenti è che tutti i docenti sono preparati all'insegnamento a distanza. Questo è un corso che di suo è blended, cioè alcuni degli insegnamenti sono erogati anche in condizioni normali a distanza, oltre ad esserci degli insegnamenti, ovviamente la maggior parte al momento, che sono effettuati in teoria in presenza, ma tutti i docenti sono abituati alla tecnica dell'insegnamento a distanza, e quindi anche nel momento in cui ci fosse la necessità di portare tutto a distanza, io credo di poter garantire che tutti i colleghi non hanno alle spalle soltanto l'esperienza di questi ultimi mesi, ma hanno alle spalle un'esperienza molto più lunga. In pratica questo corso è nato diversi anni fa come corso unicamente a distanza, si è poi sviluppato come corso con possibilità sia in presenza che a distanza, adesso è blended, ma quindi tutti i docenti che ne fanno parte hanno fatto anche l'esperienza di insegnare a distanza e quindi quindi sanno come si fa a integrare il puro e semplice stare di fronte a una telecamera con degli elementi ulteriori per quello che riguarda l'insegnamento. Quali sono le opportunità al termine del corso? Abbiamo detto, soprattutto il lavoro negli asili e nelle strutture dedicate ai bambini da 0 a 3 anni, ma esiste anche la possibilità di proseguire lo studio con una laurea magistrale, soprattutto in scienze pedagogiche, o un master di primo livello che possa essere effettuato all'interno di questo nostro discorso. Io direi che per quello che riguarda la presentazione pura e semplice, io avrei finito. Se avete delle domande, possiamo parlarne. Poi io ho una testimonial per quello che riguarda questo corso, che è un corso che, come ricordavo, esiste da molto tempo, che potrà raccontarvi l'esperienza che ha fatto a Tor Vergata, ma anche l'esperienza che ha fatto altrove. È una ex studentessa nostra che ha avuto la possibilità anche di studiare successivamente altrove, che vi potrà dire che effettivamente l'esperienza che ha fatto qui certamente non è un'esperienza di livello minore rispetto a università che magari possono anche avere una qualificazione dal punto di vista di alma laurea, una classifica eccezionale. Quindi diamo la parola a Eleonora Ferracci. Sì, Eleonora Ferracci, che come vi dicevo, come dirà lei stessa, io non gli voglio fare domande, non gli voglio dire nulla, io la lascio libera di poter dire, perché appunto sono tranquillo sul fatto che la sua esperienza è stata un'esperienza positiva, potrà semplicemente darvi una testimonianza su quello che significa studiare a Tor Vergata Scienze dell'Educazione. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Innanzitutto io mi sono iscritta ormai nel lontano 2014 e ho scelto questo corso di laurea partendo comunque da un interesse, cosa che reputo piuttosto fondamentale in ogni corso di laurea. E diciamo che gli aspetti positivi ce ne sono molti, soprattutto per quanto riguarda questo corso, che lo reputo molto interdisciplinare.
perché come ha già diciamo, affermato il professor Marco Innamorati, diciamo che questo corso si basa su diversi aspetti, dall'aspetto pedagogico all'aspetto psicologico e soprattutto anche l'aspetto umanistico e non meno anche quello informatico. Nel corso di fatto ci sono varie idoneità, tra cui quella di informatica ed una lingua scelta, principalmente quelle europee, quindi parliamo di inglese, francese, spagnolo e tedesco, che abilitano comunque ad una formazione anche piuttosto, diciamo, linguistica. Non li spaventare, una se ne deve scegliere di queste. Esatto, di queste esatto, una tra queste, assolutamente. Proprio perché diciamo che questa comunque università e questo corso di laurea ti forma sotto altri aspetti. Come ha già accennato il professore, diciamo che solitamente scienze dell'educazione e della formazione viene comunque collegata e connessa ad un aspetto particolare, ovvero quello dell'insegnamento. Al contempo però si trascura anche l'altro aspetto fondamentale, ovvero che comunque la formazione riguarda il corso di vita, quindi una formazione bisogna che sia piuttosto continua e costante. Difatti, nel mio interesse, più che altro che insegnare e diciamo soffermarmi su una fascia d'età, ovvero quella dai 0 ai 3 anni, il mio interesse è sempre stato quello di lavorare magari in una comunità e quindi diciamo formare persone che comunque per esperienze di vita piuttosto diciamo carenti sotto l'aspetto non solo sociale ma anche formativo dirigere una strada per poter conseguire magari un proprio obiettivo personale. Ovviamente diciamo che gli strumenti che la stessa università fornisce sono fondamentali per poi essere applicati all'aspetto tirocinante. Quindi non abbiamo solamente una sorta di contenuto, bensì possiamo proprio parlare di vera e propria formazione anche sul campo. Importante è stato quello di constatare che il lavoro in equipe e il lavoro in gruppo è una parte fondamentale di questo corso di laurea, proprio perché gli sbocchi professionali poi porteranno ovviamente ad avere una visione piuttosto globale e ovviamente collaborativa insieme ai colleghi e gli stessi, diciamo, possibilmente anche impiegati. Questo corso è stato molto soddisfacente, diciamo che anche il carico, se così vogliamo dire, di materiale è piuttosto ampio, poiché comunque le conoscenze umanistiche tutt'oggi vengono piuttosto trascurate rispetto anche alle conoscenze scientifiche, poiché vengono ritenute diciamo ormai passate ad una tradizione che in realtà noi comunque portiamo e vogliamo ancora portare avanti. Di conseguenza, ad esempio, la mia tesi, il mio elaborato di tesi è stato piuttosto diciamo differente dagli altri, poiché io sono sempre stata molto interessata anche all'aspetto rinascimentale, l'educazione come sia diventata e come sia divenuta e come si sia trasformata proprio durante il Cinquecento, ovvero il momento diciamo dove l'alfabetizzazione e l'incremento della popolazione si stava sentendo molto di più. Quindi Eleonora, se per caso non ti crea dei problemi, senza necessariamente nominare le altre università, che le altre realtà che hai conosciuto, però stavo accennando al fatto che tu non hai studiato soltanto da noi e quindi hai potuto constatare quelle che sono poi le diverse realtà di studio, no? E quindi di poter vedere come effettivamente ci si trova da noi e come ci si trova altrove. In qualche modo c'è anche un aspetto comunitario un po' a Tor Vergata, no? Questo fatto di essere in qualche modo tagliati fuori, tra virgolette, dalla città, però in qualche modo costringe gli studenti a stare insieme, e anche il rapporto con i docenti è un rapporto abbastanza particolare. Non sono, naturalmente a parte me che sarò sempre irreperibile, però tutti i colleghi sono persone che sono sempre presenti e che si trovano effettivamente, cosa di questi tempi sembra strano dirlo, no? Invece esatto. Ci sono.
Vuoi dire qualche cosa su questo, se posso imbeccarti? Triennale è una laurea che, almeno per quanto mi riguarda, da come si può constatare anche dalle statistiche di Alma Laurea, che già ha accennato lei professore, ha bisogno comunque di avere una sua specializzazione. Di conseguenza ho deciso di specializzarmi principalmente nell'aspetto clinico dell'educazione, che ciò non comporta ovviamente un allontanamento ed una discriminazione di altre discipline, ovvero dalla pedagogia di genere, che comunque viene anche studiata all'interno del corso di Tor Vergata, e il suo aspetto multiculturale, perché non bisogna mai dimenticarci che comunque viviamo in una società piuttosto multiculturale e odierna. Di conseguenza mi sono iscritta all'Università di Firenze, quindi mi sono trasferita direttamente nella città rinascimentale per eccellenza, e ho potuto constatare come, diciamo, innanzitutto il clima di Tor Vergata è piuttosto, diciamo, amichevole, il rapporto con i docenti è sempre molto diretto e i docenti sono realmente disponibili, anzi super disponibili nei nostri confronti, e sono sempre pronti ad accettare qualsiasi domanda. E il discorso è che ovviamente l'Università di Firenze, stiamo parlando comunque di due università che sotto l'aspetto burocratico sono completamente differenti, ovvero comunque l'Università di Firenze è ancora ancorata ad un vecchio ordinamento, il quale ovviamente permette, possiamo fare un esempio del piano di studi, il quale può essere modificato, ad esempio a Tor Vergata all'inizio dell'anno, e successivamente, nel caso ci fosse un'esigenza, direttamente con il coordinatore, mentre ad esempio all'Università di Firenze ci sono varie problematiche ancora legate ad esempio al formato cartaceo, cosa che ormai in Tor Vergata è divenuta piuttosto digitalizzata, da quello che mi ricordo e da quello che ancora mi continuano a dire, insomma. Sì, con questo sistema poi c'è anche gente che mi chiede di cambiare il piano di studio 4 volte nel corso di 6 mesi, insomma, finché non divento pazzo continuo a accettarlo. Esattamente. E quindi l'Università di Firenze rimane comunque piuttosto ancora burocraticamente ancorata ad una sua tradizione, che ha un suo lato meraviglioso, sicuramente, e suppongo, e anzi ritengo molto utile comunque l'esigenza di specializzarsi dopo la triennale, poiché anche l'abilitazione diviene anche fondamentale con i 24 CFU, che si possono fare sia privatamente sia pubblicamente con la stessa università. Grazie Eleonora, grazie professore Innamorati per i vostri spiegazioni. Adesso c'è una domanda live da Facebook. Sara ci chiede: con questo tipo di laurea si può lavorare ad esempio come educatore nelle comunità infantili? L'avete già detto, però ecco, rispondiamo a Sara da Facebook. Sì, beh, una cosa che però va specificamente detta è questa, che la legge che è uscita recentemente prevede specificamente che debbano essere sostenuti una serie di esami specifici, debbano essere seguiti una serie di laboratori. I laboratori prevedono assolutamente la frequenza, e almeno metà del tirocinio debba essere effettuata in una struttura per bambini da 0 a 3 anni, se una persona vuole effettivamente fare questo tipo di lavoro. Ora, noi prevediamo la possibilità che si abbia questo tipo di percorso, ma c'è anche chi è interessato a fare altre cose, quindi non necessariamente deve fare i laboratori e deve occuparsi di bambini da 0 a 3 anni, quindi esiste una possibilità alternativa. È chiaro che se si segue il percorso alternativo poi non si farà l'operatore socio-pedagogico per bambini da 0 a 3 anni, quindi si può, non si deve necessariamente. Grazie professore Innamorati. Un'altra domanda: quali sono le lauree specialistiche alle quali si può accedere dopo la laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione? Allora, chiaramente la laurea in scienze pedagogiche è, diciamo, l'approdo naturale, ma sostanzialmente tutte le lauree della macroarea di lettere sono più o meno accessibili.
Un altro percorso naturale, per esempio, è quello di chi vuole fare il comunicatore e quindi andrà verso la laurea di scienze della comunicazione, la laurea specialistica, che è un altro settore importante, insomma, in questo, e che offre possibilità lavorative. Per concludere, una domanda a Eleonora: che tipo di tirocinio hai svolto durante il corso di scienze dell'educazione e della formazione, Eleonora? Allora, innanzitutto, come ho già accennato in precedenza, diciamo, il mio interesse è stato piuttosto indirizzato verso la comunità. Difatti ho effettuato il tirocinio in un centro accoglienza in una casa famiglia a Roma, il Borgo Don Bosco, il quale comunque ha una base soprattutto sia religiosa e sia formativa. Diciamo che il mio tirocinio era basato soprattutto sull'interesse di poter formare questi ragazzi volti comunque ad un interesse nel campo del lavoro. Di conseguenza la mia presenza era fondamentale proprio nell'acquisizione e nel trasmettere le conoscenze volte poi ad una formazione lavorativa. Come ad esempio nel mio caso nel settore ristorativo, il quale poi veniva affiancato ad altri settori, ad esempio il settore estetico e il settore di giardiniere. Affianco a queste attività piuttosto contenutistiche, possiamo affermare, comunque si svolgeva un rapporto 1-5. E bisogna comunque ricordare che all'interno delle case famiglia e delle comunità, anche dei centri accoglienza, bisogna comunque anche progettare dei progetti anche dedicati, sempre in base ad una possibile disabilità anche dello stesso ragazzo. Difatti non avevamo solamente, diciamo, una sorta di disagio sociale. Piuttosto c'erano anche dei ragazzi comunque con problemi giuridici, quindi mandati direttamente in questi centri accoglienza proprio per far sì di recuperare gli errori che sono stati commessi in passato e far sì che la fedina penale non ne risenta poi in futuro. Grazie Eleonora, grazie ai professori innamorati.